vince il concorso Miglior Sommelier d'Italia, premio Franciacorta, è proprio Andrea Ballini. Era qualche anno che ci provavo, e, insomma, è un grande sogno che si realizza. Lo considero sempre un punto di partenza, speriamo di migliorarsi sempre, perché poi questo lavoro non si impara mai, non si finisce mai di imparare. Qual è il segreto per fare il sommelier? Ma la grande passione, la grande comunicazione, passione, e sicuramente non arrendersi mai, cioè cercare sempre di migliorarsi, come dire, migliorarsi. Bisogna avere anche un carattere comunque positivo per star bene poi con gli ospiti, comunicargli il vino, dargli delle sicurezze. Insomma, a me piace molto stare con gli ospiti, cerco di trasmettergli la mia passione. Poi però ci devi mettere anche qualcosa del tuo, ci devi mettere la tua passione, la tua voglia di studiare, perché è un mondo vastissimo, un mondo veramente vasto, studiamo tutto il mondo, è veramente molto difficile e complicato. Sensazioni? Una buona speziatura, viene fuori questo humus caratteristico, fiori rossi, una rosa selvatica, frutta rossa, resina dolce, una leggera liquirizia, un finale di graffite. Bella mineralità. Ci sono determinati vitigni che hanno delle particolarità e noi quando proviamo ad annusare, a sentire l'olfatto, magari riconosciamo quel prodotto, ma è molto difficile comunque sempre riconoscere un vino da un altro. Qual è il tuo vino preferito? Ma sicuramente è Petrus di Pomerol, un vino che viene fatto nella zona del Pomerol, a Bordeaux, 95% Merlot, 5% Cabernet Franc, un grande vino che abbiamo anche in carta al Badruz Palace Hotel, ne stappiamo molti. L'ultima bottiglia stappata è un 1982, insomma, mi è piaciuto molto, un vino anche un po' costoso.